un'ora, un'ora Quello sì, dovremmo un'ora no. confrontarci su questo tema, perché i clienti clock dobbiamo darli sotto forma di royalty, secondo me, perché altrimenti, come dire, perdiamo quota importante di fatturato, Lello, scusami, ma. Allora, la domanda che voglio farvi è questa, anche in termini proprio di immissione poi nei sistemi digitali, eccetera. Qual è la prima cosa che si colloca in un clock? L'orario, Questo ce l'ha. la Ma pubblicità, quale elemento viene colato per prima? la pubblicità. Allora, Max Radio, Fabio da Max Radio Perugia dice il GR, scusami, scusami, c'è qualcosa prima ancora di quello. Chi è che ha detto pubblicità? Io. Vino Giuliano ha vinto un altro dei premi messi a Sì. disposizione da una bella Però visita guidata ad Axel Tecnologico. aggiungerei la pubblicità mio malgrado. Allora, la pubblicità è importante, se mi permettete, soprattutto in un radio musicale, e il suggerimento è di seguire un po' alcune linee guide. Ci sono alcune emittenti che mettono la pubblicità a 0, 15, 30 e 45. Domanda, c'è una posizione più prevedibile, più dannosa, più ritmica, più prevedibile di questa? Direi no. Quindi, Fabio dice la pubblicità la davo già per collocata. No, invece io partivo proprio dal clock da zero, Fabio, proprio pulito. Quindi diciamo partiamo da quello, la pubblicità. Ecco, la pubblicità, devo dire, l'esperienza insegna che tre cluster pubblicitari sono assolutamente un numero ben equilibrato. Quello che vi vorrei far notare, la pubblicità, prima di tutto, io la rappresento in verde, questo me l'hanno insegnato negli Stati Uniti perché il colore dei dollari, green stamps, fa sì che la pubblicità debba essere in verde. Poi noi radiofonici dobbiamo un po' smetterla di pensare come se la pubblicità sia l'ostacolo oppure il, non so, l'indispensabile pausa per fare cassa. No, la pubblicità, che ci piaccia o no, amici miei, è parte integrante del prodotto editoriale. E quindi cominciamo a rappresentarla in verde, come giusto che sia, mettiamo piuttosto in rosso altre cose. E comunque, ecco, se fate caso a come sono state posizionate in questo clock le pause pubblicitarie, potrete notare che le pause sono aritmiche. In un caso, tra una pausa pubblicitaria e l'altra, dove c'è anche GR e altri servizi, ci sono ben 5 brani, in un altro caso ce ne sono 4, in altri casi ce ne sono 3. Allora, questa secondo me, e ve la voglio suggerire, è una buona norma. Buona norma è non far sì che la pubblicità sia prevedibile, che sia ritmica, perché se capiscono che sulla vostra radio ogni tre brani c'è il cluster, al terzo brano che non piace girano, se ne vanno, cambiano. E dobbiamo essere un pochino più furbi, un pochino più, come dire, maliziosi in tutto questo. Ovviamente poi c'è, dopo la collocazione della pubblicità, se mi permettete, anche la durata degli stessi cluster, e qui la scelta è stata abbastanza, mi sembra di potervi dire, evidente. Allora, se ci fate caso, ci sono due cluster in verde un pochino più lunghi e poi ce n'è uno che precede il GR un pochino più breve. Questa è un'altra cosa che può essere d'aiuto. Quindi, oltre a creare tre, magari, cluster aritmici, cercate anche di averli non tutti magari della stessa durata e soprattutto in caso in cui ci sia un GR e fosse collegato al cluster, cercate quella pausa pubblicitaria di tenerla più breve perché diversamente la somma del cluster pieno e del GR o di quant'altro di piena durata potrebbe rappresentare una pausa un po' troppo lunga. Ok? Ci siete? Ci siamo? Sì, perfetto. Claudio, se mi è Concordate? permesso. Sì, Prego. Claudio. Vai. Poco fa facevi riferimento al 0, 15, 30, 45. Sì. Noto alcune radio, tra cui una syndication che dalla Sicilia emana il segnale su tutto il territorio nazionale, o gran parte, che Scusami, stai differenzia. parlando di Radio Margherita, forse? Oh, assolutamente, una Ah, radio ok. col nome di un fiore, però non è Radio Margherita. Sì, no, scherzavo. Dividono i cluster tra nazionali e locali. Esatto.
Noi invece a RGS abbiamo preferito mettere questi cluster in sequenza. Allora vorrei, per una facilità nostra di fruizione del blocco non pubblicitario, ma di quello che accade dopo. Allora volevo un po' sondare se, tra i partecipanti al webinar un po' qual è la loro, come sviluppano loro questo genere di programmazione, se fanno una distinzione o se mettono in sequenza prima nazionale e poi la locale o viceversa. Bene, Io abbiamo li il metto in Webinar sequenza. Per Contest by Nino Giuliano. Avanti con le risposte. Nino rispondo che li metto in sequenza. Preferisco un blocco che all'ascoltatore risulti omogeneo, solo noi sappiamo poi alla fine qual è Esatto. la netta differenza. Ma credo che l'ascoltatore percepisca solo l'interruzione pubblicitaria. Di conseguenza preferisco metterli in sequenza. Bene. Altri? Non ho split. Non hai split, quindi non hai pubblicità. Carmine, dobbiamo portarti anche un po' di pubblicità nazionale, oltre ai promo qua, sai, Da cioè. noi. Birichina, Scusate. diteci da Birichina. Sì, anche da noi in tutte le nostre emittenti sostanzialmente è tutto unito, cerchiamo proprio, come dicevano prima, il fatto di unire la CNR e lo spot locale, quello E mi Ma sembra c'è un una priorità attiva prima o rispetto all'altro? nazionale prima e poi la locale. Allora Sono curioso di sentire Ello. abbiamo Onofrio che Ambrosino, che ringrazio e saluto della sua presenza, che ci ha scritto e che dice che preferisce invece come dire, una forma di classificazione separata, quindi adibire un cluster solo alla pubblicità nazionale. Poi c'è anche un'altra domanda che ho visto giù. Ma qual è il tuo parere, Claudio, riguardo? Ma io sono favorevole ovviamente a quello che anche la maggioranza sta sostenendo, cioè io partirei con la nazionale e poi metterei la locale immediatamente a seguire. Quindi in sequenza, come dicevamo. Assolutamente sì. Ci sono alcune concessionarie però che, ad esempio, mi sembra una di queste sia Team Radio, ma forse ce lo può confermare Costantino da Tos se lo desidera, che vendono ai clienti pubblicitari, non so perché, il terzo quarto d'ora dell'ora, cioè gli ascolti esattamente in quel terzo quarto d'ora e quindi gradiscono, se ho capito bene, che la pubblicità nazionale venga concentrata lì. Quindi diciamo che salvo dogmi che sono imposti un po' dai concessionari nazionali, è preferibile avere una via l'altra. Penso che tutti siamo d'accordo, Io ero curioso di conoscere il parere di Lello. Allora, guarda, grazie. Non so chi ha parlato, però Nino ok. Giuliano. Ah, allora, non so se esiste ancora. Inizialmente alcuni concessionari vendevano il primo spot come spot pilota a un prezzo più alto rispetto agli altri. Quindi tecnicamente il primo spot dello stop set ha un Prima valore, ha un coefficiente di penetrazione sul mercato più elevato rispetto agli altri. Quindi tecnicamente se inserisci i nazionali in testa allo stop set pubblicitario è perfetto. L'altra cosa interessante è che molte agenzie vendono, molti concessionari inseriscono le pubblicità nazionali in relazione ai GRP, ai Gross Rating Points dei quarti d'ora. Poi questo comunque è un tecnicismo ancora più avanzato. Scusate, Però mi permette un inserimento? Abbiamo lo sponsor presente. Allora c'è ciao a tutti. Giuseppe Vaccari, che è il patron di Axel Technology, che è venuto a trovarci qui mentre stiamo facendo tutti insieme questo webinar. E Giuseppe, vuoi raccontare due cose di Axel e poi magari Voglio ricordare troppo. Claudio, faccio vedere una cosa, aspetta. Ah, sta facendo un Se non prodotto dell'Axel. riconosci. Se non riconosci. Ok, grazie mille, grazie. Siamo clienti. Due cose di Axel diciamo, dai Giuseppe, Ma insomma, aggiorniamo. dovrei dirne tante, ruberei un sacco di tempo a stare dentro qua.
No, grazie a tutti innanzitutto di questa partecipazione. Axel Technology vuole essere più presente sul mercato, anche fornendo informazioni e formazione ai clienti. Questo è un inizio di una serie di attività che vorremmo portare avanti in modo continuativo nel corso dei prossimi mesi, grazie al supporto e all'aiuto di Claudio Storio. Axel Technology sta crescendo notevolmente, significativamente. In questi primi anni di vita, che sono ormai già 22, l'impegno più grosso è stato messo nello sviluppo dei prodotti. Ci si è resi conto però che bisogna essere anche più presenti, informare meglio i clienti, i partner che abbiamo sul mercato, e quindi questa è un'iniziativa che vuole dare continuità nel corso dei prossimi anni. Non direi altro per ora perché rischio di annoiarvi. Grazie mille. Io mi permetto di aggiungere comunque un invito a chi vuole visitare Axel a Bologna, io lo suggerisco, è un bellissimo laboratorio gigante, io lo vedo così, è Sì, un'azienda con sì. 50 persone dentro, dopo magari qualcun altro verrà su, è grandissimo, è un vero, come dire, è una sala giochi, se mi permettete, per noi Sì. radiofonici, sono postazioni dove possiamo divertirci con la Visual Radio o altro, grandi competenze, grandi tecnici, scusa se do questi dati, però No, 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 un'azienda da 10 certo. milioni di euro di fatturato, più dell'80% export a livello di tutto il Sì, mondo, sì. presenti in tutte le fiere, chi viene al NAB ci troverà. Quindi, insomma, grazie No, 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 Giuseppe. grazie a voi. Sicuramente noi dobbiamo impegnarci di più nei prossimi anni a far sapere chi siamo. In realtà, Axel Technology sta facendo delle ottime cose in giro per il mondo, in oltre 120 paesi, però dobbiamo essere più presenti e comunicare meglio le soluzioni che abbiamo realizzato a tutti i nostri clienti. Grazie ancora, ok? Grazie Giuseppe, poi abbiamo Grazie. avuto il presidente con noi, signori, Grazie. cioè, voglio dire. Grazie mille. Grazie mille. Allora, riprendo un Sì, attimino, vai, vai, no, ma stai sempre pure con qui. Sì, noi, Giuseppe, se ti sto un fa po' con voi. piacere. Sì, certo. Allora, eravamo arrivati, se non ricordo male, ai cluster, giusto, signori? Dopo aver Sì. parlato di cluster, come potete vedere, ci sono altre forme che sempre nei nostri sistemi dobbiamo compenetrare, che sono altre forme di pubblicità. Quelle che potete vedere lì sono ad esempio le citazioni. Allora, le citazioni sono state messe nel clock, nella posizione, se vedete, dopo il 15° minuto, e poi in verde chiaro ce n'è una più lunga. Ora, anche qui, siccome abbiamo detto sin dall'inizio che la radio è un essere vivente, abbiamo spiegato cos'è anche il formato, eccetera, insomma, le citazioni sono, se mi permettete, una concretizzazione di questo essere vivente che devono essere previsti nei nostri clock e possono essere quindi degli spot live. Ma la citazione cosiddetta redazionale che trovate invece in alto può essere altro, può essere un collegamento con l'esterno, e che qui la tecnologia ci deve aiutare molto perché serviranno sempre di più collegamenti con fiere piuttosto che con postazioni esterne, giochi con gli ascoltatori, dove le tecnologie in gioco sono quelle delle interfacce telefoniche e dell'ottima qualità come dire, di tutto questo, o possono essere anche dei redazionali che riguardano, specie su chiave locale, imprenditori, storie di successo o aziende che vogliono presentarsi in un modo diverso dal 30 secondi. Ecco, qui c'è quindi un invito alla ricercatezza del clock pubblicitario, cioè la tecnologia ci aiuta, aiutiamo la tecnologia con le nostre idee a fare un bel servizio, quindi non programmiamo solo gli spot, ma cerchiamo di esplodere il modo variegato anche delle forme pubblicitarie. Ci possono essere anche dei billboard di sponsorizzazione, perché no, in alcuni momenti, penso all'infomibilità, e ad esempio, se potete vedere dove c'è il rosso, che c'è scritto redazione, che in realtà è proprio il servizio di infomibilità, lo spot successivo di fatto è una forma di sponsorizzazione dell'infomibilità. Quindi diciamo che i clock devono e possono, con l'aiuto della tecnologia, rappresentare delle modalità pubblicitarie particolarmente innovative, particolarmente interessanti. Ci sono anche i promo, come potete vedere, e qualcuno di voi diceva che possono essere messi all'inizio della pubblicità, sono molto d'accordo, quella è la posizione che è stata scelta. Ecco, ovviamente nel caso di questo clock abbiamo preso un clock di RDS, lo spazio della conduzione è ridotto, perché come vedete si è scelto di mettere i primi quattro brani in sequenza mixata. E quindi non sono caratterizzati da conduzione, c'è un momento di conduzione dopo i primi quattro brani, c'è un altro prima della pubblicità, e poi, come vedete, il blu nel corso dell'ora è frequente, nel senso che, come dire, prima della pubblicità c'è sempre, ma gli interventi tra brani musicali sono contenuti al minimo.
proprio in onore di quello che dicevamo prima, se la promessa è 100% grandi successi, il bla 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 non è compatibile. Bisogna essere spettacolari negli interventi, brevi, e bisogna ovviamente concentrarsi sulla proposta principale. Qualche notazione da parte vostra su questo? Bene o male, io utilizzo questa tecnica qua, 20-40-00, con i promo prima degli spot. L'unica cosa che non faccio sono i teaser prima del promo, quindi prima della pubblicità. Ok, anche qui prima della pubblicità vi faccio solo notare questa piccola cosa perché è molto importante. Abbiamo detto segniamo nei nostri clock possibilmente la pubblicità in verde con il richiamo al green stamp, al dollaro, quindi è un aspetto positivo la pubblicità, non mettiamola in nero o in rosso. Qui c'è quindi un discorso per cui la pubblicità deve essere in qualche modo integrata nel prodotto editoriale. Io mi sono sentito sempre, diciamo, nelle mie attività di forzare i conduttori, quindi prima della pubblicità a intervenire. Questa è un'altra riflessione. Ovviamente con i nostri sistemi si può fare qualsiasi cosa, si può pensare di interrompere un brano musicale e partire con la pubblicità. Quello che si può fare invece è curare il momento della pubblicità, sollevando attenzione per poi mandarla in onda con un breve intervento di conduzione. Io sono molto a favore di questo tipo di impostazione, volevo sentire un po' cosa fate voi in giro per l'Italia. Tra l'altro abbiamo proprio partecipazioni da tutte le. Lello solleva il pollice, mi sembra positivamente per questa scelta. Non si tratta di fare dei teaser su quello che verrà dopo la pubblicità, ma si tratta semplicemente di dire quel qualcosa in 10 secondi che possa destare attenzione sopra la musica e far partire la pubblicità con il massimo dell'attenzione. Possiamo utilizzare da sistema dei brevi jingle, delle brevi basi musicali, possiamo farlo in tanti modi differenti. Qualcuno ha qualche notazione sull'ingresso della pubblicità? Ecco, qui Alessio, ad esempio, ha commentato attraverso la chat che sente dei conduttori lanciare la pubblicità. Sono d'accordo, Ah. No, non ce n'è bisogno. anzi, Una direi che è il domanda. caso proprio di non farlo. Lanciare la pubblicità è una cosa assurda per Paolo, sono una radio. d'accordo con te. Addirittura esistono dei conduttori che dicono ci fermiamo e torniamo dopo la pubblicità, che è una cosa terrificante. Si Ecco, può allora. cambiare lavoro però, nella vita, non è necessario per forza fare il conduttore. Allora, se volete finanziare l'acquisto di un sistema Axel Technology, mi riferisco ai direttori della radio, fate una cosa: multate i conduttori di 100 euro per ogni volta che dicono fermiamo la pubblicità. Vedrete che nel giro di 2 settimane potrete permettervi un nuovissimo VJ Pro, sono sicuro. Non lo fanno più da me perché li ho ammazzati tutti, quindi non. Ok. Gruppo Birichina, una domanda. La birichina, bene. Quanto parlare prima della pubblicità? 10 secondi. Scusate, sto rispondendo a Giuseppe perché non tutti, diciamo, i partecipanti, scusate, una piccola delucidazione, hanno acceso la webcam. I nostri amici di Birichina sono presenti, ma non hanno acceso la webcam. Io vorrei vederli, però non si fanno vedere loro. Perché vi nascondete, amici di Birichina? Perché mi fate questo? Scherzo. Comunque sono presenti. Dicevi quanto? La domanda di Birichina qual era, per cortesia? Quanto indicativamente parlare, secondo voi, prima della pubblicità? Io ho 10 parlato di 10 secondi. secondi. Grazie Carmine Nigro. Vediamo. Allora, sostanzialmente è bene parlare brevemente. Lo scopo è quello di sollevare attenzione. Sollevare attenzione, in modo che la pubblicità possa andare, come dire, con l'attenzione dovuta. Ricordiamoci che sono i nostri clienti, cioè il nostro compito è far ascoltare la pubblicità al massimo dell'attenzione, non è un corpo esterno. Viviamo di quello, viviamo di quello, e quindi va valorizzata, è come se fosse una zona premium da salvaguardare. Non è il momento del vabbè, ci fermiamo e torniamo qui dopo. No, che se ferma, non si ferma niente. È il momento in cui il business si mette in movimento, se ti fermi tu, sei un idiota, amico mio. Scusate, ma bisogna essere anche un po' decisi. Serie, chi cambia canale è un bradipo. Oh, ma Carmine, qui guarda che non è che veniamo a Pestum, sei tu che devi venire da noi per darci un po' di idee di creatività, mi sa, eh? Va bene.
Ah, ciao a tutti, c'è anche Mirko di Radio Sound, giusto? Grazie Mirko, saluto. Siamo sempre Claudio, non so se... Ciao Mirko. Claudio, c'era uno studio americano di qualche anno fa che potrebbe essere utile agli amici in ascolto, che spiegava esattamente la percentuale di ascolto dell'utente quando veniva suonato uno stop set pubblicitario. Cioè praticamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto spot si analizzava esattamente il mercato e si capiva esattamente quanto questo quanti ascoltatori c'era, cioè migrazione di ascolti al terzo, al quarto, al quinto o quanto no, in relazione a cosa? A quello che l'host, che l'annunciatore aveva dichiarato prima. Questa è una cosa molto interessante che bisogna capire. Quindi, amici della radio, abbiamo il potere di trattenere gli ascoltatori. Non è che dobbiamo noi fermarci, abbiamo il potere, il dovere di trattenerli. Questo è il punto saliente. Claudio, bloccami se parlo troppo. No, vai benissimo, Lello. Sono lieto di avere anche il tuo contributo. Allora, io a questo punto, se mi permettete, chiuderei con radio di programmi, radio di flusso, per fare invece una riflessione un pochettino più, diciamo, di strategia, di branding, perché tutto sommato abbiamo visto le radio di programmi, abbiamo visto le radio di flusso, non ci sono motivi per questo scontro ideologico, perché poi la sfida di ciascuna emittente è quella di avere una marca di riferimento, di avere, come dire, di essere percepiti dagli ascoltatori come una marca che abbia alcuni valori ben stabiliti, ben prestabiliti. Ovviamente in questo caso la stazione XYZ è accompagnata da, come dire, altre marche nella mente dell'ascoltatore che sono niente meno che BMW, Nike, Levi's, Coke. Questo per dire che la mente delle persone è comunque ricca di marche. Il punto vero e la sfida della radio si gioca nel essere identificati, nella riconoscibilità, nell'avere all'interno della marca un quadro di riferimento chiaro. E questo, ad esempio, se mi permettete, è un modo di concepire il branding molto semplice attraverso un esempio che potrebbe aiutarvi. La stazione XYZ, come vedete, è una specie di folder e i valori che vedete all'esterno, collegati con una freccia verso la marca, sono sostanzialmente dei click and drop, okay, che si fanno di questi valori per far sì che proprio quel folder li contenga. Quindi, se guardiamo, seguendo in successione i valori che abbiamo identificato prima, se guardiamo Great Oldies, questa è una stazione che vuole farsi riconoscere per i Great Oldies. E quindi c'è questa freccia al centro che in qualche modo punta direttamente verso l'interno. Ma non basta. L'emittente vuole farsi riconoscere per questo, ma come vedete più a destra, anche per la stazione che suona i grandi concerti. E questa è un'altra ipotesi di connotazione che può essere positiva, ma sulla sinistra c'è una ancora più forte. Sappiamo tutti che gli ascolti del mattino, dei dati, sono importantissimi, che il 70% degli ascolti si fanno già entro le 10 del mattino come potenziale, come bacino, e naturalmente questa emittente punta ad avere un funny morning show, cioè un morning show particolarmente divertente. In questo caso ci sono sui lati, più sui lati, altre, diciamo, caratterizzazioni che, se mi permettete, sono meno importanti delle tre in alto. Show della musica della Motown ogni weekend. Ovviamente è una stazione oldies, c'è un concorso che mette a disposizione un'auto d'epoca, mi sembra una cosa molto carina. That catchy jingle, nel senso ha in onda, un po' come Radio Italia, c'è una canzone ricorrente, ha pure un jingle ricorrente e poi si vuole far riconoscere anche per un grande spot televisivo. Ora, vi sembrerà un po' pazzesco da certi punti di vista, viste tutte le tecniche che abbiamo toccato, però un progetto di una stazione radiofonica, e devo dirvi che questo è anche un po' il mio lavoro, si dovrebbe fare esattamente partendo da questo. In realtà, se mi permettete, si arriva a questo dopo aver fatto molte analisi, dopo aver analizzato i mercati, la concorrenza, però la domanda che voglio farvi, la vostra stazione radio ha un quadro di riferimento così semplice e chiaro? Cioè ha dei valori che puntano verso l'interno? Perché ovviamente se c'è questa grande chiarezza, ovviamente anche la tecnologia
aiuta moltissimo e tutto quello che la strumentazione spinge nella medesima direzione. Quindi se abbiamo una radio di oldies possiamo fare suonare uno scheduler in modo molto opportuno. Se abbiamo anche tutti gli altri promo, tutti gli altri programmi, come dire, possiamo sicuramente realizzare un bel concerto radiofonico di eventi in modo continuo. Direi poi, questa è un'altra rappresentazione, come dire, del branding, che dà la stessa idea di prima di che cosa c'è al cuore del branding. E sentiamo un attimino anche da voi se, rispetto anche alla visualizzazione precedente, vi siete mai posti, ad esempio, l'idea in un solo foglio di carta, in foglio A4, di descrivere il progetto della vostra stazione e che cos'è la vostra stazione. L'avete mai fatto? Sì. Questo no. Questo sì. Saluto anche Francesca Cavallo, abbiamo anche Radio Freccia. Uella, ciao Francesca, ben arrivata. Buongiorno. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, ero in onda. Ciao. Ciao. Scusate, qualcuno stava intervenendo? È fondamentale sapere qual è l'identità della radio, quindi lavorare su quello. Il problema molte volte, per quanto mi riguarda, è stata la tecnologia. Però è importante partire da quello. Ok, quindi attenzione, progettare si può fare con carta e penna, ok? Anche. Un foglio di carta e con poche idee chiare, poche idee ma molto chiare che siano distintive rispetto alla concorrenza. Lì abbiamo rispettato, in quello che vedete, le suddivisioni dei contenuti. Ci sono contenuti di musica, se mi permettete, di informazione e attualità, di conduzione, e c'è anche interattività in tutto quello che vedete. Quindi diciamo che sono state abbracciate tutte le quattro aree. Ok? Nessun altro commento? Allora possiamo chiudere anche questa presentazione. Anche qui, questo vedi l'omaggio qui vicino, abbiamo parlato di music programming, questa è la nostra suite, e prossimamente faremo dei webinar come questo, di prodotto, parlando di DJ Pro, DJ Pro, DigiWare e Rampom. E quindi... Aspetta un secondo. Prego? Scusate, non ho sentito. Se posso fare un appunto sui vari software di programmazione, sì. Dato che comunque lì c'è il presidente di Axel, sarebbe, questo naturalmente un mio punto di vista, sarebbe utile avere dei demo dove poter inserire cioè avere la regia automatica completa da poter scaricare, che però può utilizzare, che ne so, brevi spezzoni audio per poterlo utilizzare e testarla, quindi anche avere un certo come si può dire, poterlo utilizzare per capire un po' come funziona, cosa che normalmente non accade con i vari software. Credo che questo sia un problema più che altro per evitare di utilizzare la regia senza pagare la licenza. Però se ci fossero delle limitazioni, ma si potesse comunque utilizzare per poterla imparare e capire le varie differenze, sarebbe utile per chi questo lavoro lo fa. C'è Matteo Farina di Axel Technology che, come dire, ci segue e che è, come dire, collegato dal laboratorio Axel di Bergamo, che mi segnala che uno dei software che non è effettivamente indicato in questa suite, che è Soundtrack, è scaricabile. Quindi diciamo che abbiamo un primo prodotto che è effettivamente scaricabile per, come dire, per essere provato. Però il presidente qui vicino ha ascoltato e ci rifletterà. No, ringrazio per il suggerimento, è una cosa che abbiamo già pensato diverse volte. DJ Pro è una suite, quindi con tutta una serie di funzionalità abbastanza complesse, per cui rischieremmo di fare della confusione. In realtà ha altri prodotti nel settore televisivo invece, che sono più, come dire, definiti, per funzionalità singole, sono già disponibili sul sito, si possono scaricare. Qua su DJ Pro ci stiamo pensando da tempo, forse dovremmo fare invece delle presentazioni più specifiche e poi successivamente eventualmente
farlo provare senza che noi veniamo coinvolti più di tanto a fare della formazione che ci costerebbe e non avremmo sempre le risorse sufficienti per dare questo tipo di supporto. Però grazie per il consiglio, Video perché tutorial, video comunque tutorial. più riusciremo a far provare questi prodotti senza impegno, e meglio sarà per tutti. Lo stiamo già facendo, ripeto, per alcuni prodotti televisivi. Qua dobbiamo organizzarci. Perché Grazie al suggerimento, Massimo. confido anche.